ho adottato questa madre e non avrà proprietà, perché io parlo a nome di tutti i conservatori, essendo io stessa laureata in conservazione dei beni culturali, e di tutti quanti ragazzi che hanno scelto nel proprio percorso di studi archeologia, la biblioteconomia, tutti gli archivisti, anche restauratori. Perché senza bocca questa madre? Perché mi sembra come il nostro patrimonio culturale, la nostra, i nostri musei, che sono meravigliosi ma non hanno più voce. Ecco, io in questo momento, anche a nome di tutti quanti i ragazzi e la mia generazione che non trova sbocco in questo campo, dico: noi non abbiamo voce. E invece si vuole far passare il messaggio che ci devono essere le star, i direttori star, i beni culturali non diffusi, ma l'opera star che si deve andare a vedere perché fa figo andare a vedere. No, esattamente il contrario. Il nostro patrimonio è quello diffuso, è quello di tutti i paesi, di tutte le città, il paesaggio meraviglioso che abbiamo e che è frutto di secoli e secoli di opera dei contadini. E allora io adotto questa madre perché spero che invece il nostro patrimonio culturale possa avere una voce forte, ambiziosa, per portare avanti la voce di tutti gli operatori dei beni culturali che devono essere riconosciuti